Ciao a tutti, sono Gianna Maria, benvenuti sul mio canale. Oggi preparerò la faldacchea, un dolce della tradizione pugliese, precisamente del paese di Turi. Ed è un dolce che racchiude, è come uno sgrigno, racchiude un cuore di mandorlo, di amarena, savoiardo o pan di Spagna. E la faldacchea si distingue dai tradizionali dolci di mandorla perché all'interno resta molto cremoso, in quanto non viene cotto nel forno come i tradizionali dolci di mandorla, però viene cotto sul gas, che adesso andremo a vedere. Passiamo a vedere quali sono gli ingredienti da utilizzare. Ci serviranno 250 g di mandorle frullate, 150 di zucchero semolato, limone grattugiato, un mezzo cucchiaino di cannella, 125 di acqua e 3 rossi. Io avevo delle mandorle con la pellicina, allora per consumarle ho bollito l'acqua, ho calato le mandorle dentro e dopo un 5 minuti le ho sgocciolate. Appena sgocciolate ho tirato via la pellicina. Naturalmente poi le ho tenute 2-3 giorni in una teglia ricoperta con un canovaccio ad asciugare bene. Dopo che si sono asciugate bene, io le ho frullate. Però potete benissimo comprare già la farina di mandorle e ovviare a tutto questo procedimento. Adesso passiamo a realizzare la ricetta. Allora, bisogna mettere lo zucchero e l'acqua sul gas. Passo a mettere in una pentola lo zucchero e l'acqua. Accendo. Lo zucchero si deve sciogliere tutto e dobbiamo controllare facendo il filo. Io però adesso devo togliere i guanti perché per provare non posso farlo con i guanti. Dobbiamo ottenere una specie di sciroppo, praticamente deve cuocere, e lo controlliamo appunto vedendo se fa questo filo che poi vedremo. Il nostro sciroppo è pronto, ci ha impiegato quasi 10 minuti sulla fiamma media, piccolina. Adesso si creerà il filo. Quando si crea questo filo, significa che lo zucchero è pronto. Togliamo dal fuoco e verso dentro i 3 rossi d'uovo. Vado ad aggiungere le mandorle. Li amalgamo bene. E rimetto sul fuoco. Ho fatto asciugare le mandorle sul gas per 2-3 minuti. Eccole qua. Adesso ci spostiamo che devo aggiungere gli aromi. Vado ad aggiungere la cannella e limone grattugiato. Se l'impasto dovesse risultare un po' granuloso, basta aggiungere qualche goccino di acqua, perché a noi serve per modellarlo. Una volta ottenuto l'impasto, lo dobbiamo fare raffreddare e dopo per il ripieno ci servirà alchermes o maraschino o sherry, amarene e savoiardi, che possono essere sostituiti anche da un pan di Spagna. Ho passato l'impasto di mandorla in una ciotola per farlo raffreddare più velocemente e adesso passo a comporre i dolcetti. Allora, bisogna prelevare
un pezzo di impasto. Scegliete voi la quantità, se più grandi, se più piccoli. Poi schiacciarli come se fosse una focaccina, una pizzetta. E in questo incavo io vado a mettere il savoiardo che io ho già bagnato nell'Alchemist e me li preparo facendoli a pezzettini per andare più velocemente. Quindi prendo un pezzettino di savoiardo, una marena e vado a chiudere. Se serve aggiungo un pezzo d'impasto, vado a chiudere bene e a modellarlo. Ecco qua. E questi li metto su una placca da forno che io ho già messo, preparato con carta forno. Naturalmente vado avanti fino a terminare tutto l'impasto. I dolcetti di mandorle, ovvero le faldacchee, le ho sistemate tutte. Come potete vedere non sono tutte uguali, qualcuna è più piccola, qualcuna è più grande, però perché sono fatte a mano e quindi le cose fatte a mano non hanno tutte la stessa dimensione. Questo che vedete anche più rosso è appunto il savoiardo imbevuto nell'Alchemist, però a dire la verità a me piacciono anche così, perché quando poi le si vanno a mangiare dentro si vede tutto questo colore rosso. Queste adesso devono riposare per 24 ore in un luogo asciutto. Per voi sarà un minuto, per me 24 ore. Quindi ci rivediamo fra qualche minuto. Trascorso il tempo di riposo dei dolci della sposa, adesso vado a passarli nel cioccolato bianco. Potete anche farli col cioccolato al latte o fondente, a vostro gusto. Io ho provato anche a fare questi dolci della sposa negli stampi monoporzione della Silicomat, naturalmente spennellando prima gli stampi col cioccolato bene, poi facendolo asciugare un 10-15 minuti, inserire tutto il composto di mandorle con la marena e tutto il procedimento che abbiamo fatto, inserirlo dentro e ricoprire con ancora cioccolato e fare solidificare. E sono anche buoni. Una volta che li ho glassati, io li ho passati due volte nel cioccolato bianco per avere una glassa un po' più spessa. Tenete conto che non sono perfetti perché non siamo in una pasticceria. E adesso li vado a fare qualche disegnino sopra. Io utilizzo questa siringa normale con il cioccolato bianco. Ora nel cioccolato bianco sciolto vado ad aggiungere un po' di colorante celeste per fare questi. Io uso questo qua. Io non sono brava a decorare, quindi se voi lo siete potete anche fare degli altri disegnini sopra. Adesso lasciamo asciugare, mancherà poco, un 20 minuti, e poi li rifiniamo. Togliamo l'eccesso del cioccolato. I dolci delle spose sono pronti, si sono asciugati,
e adesso vado a rifinire l'eccesso di cioccolata. Il cioccolato che ho utilizzato per i dolci della sposa l'ho messo nei bicchieri e lo faccio solidificare, e questo lo riutilizzo alla prossima occasione, quindi non va sprecato. I dolci della sposa sono terminati, è così che si presentano, glassati, e l'interno è questo qua. Come vi ho detto inizialmente, sono buoni perché, a differenza dei tradizionali dolci di mandorle, questi non si seccano, proprio perché la cottura è stata fatta sul gas e vengono racchiusi da questo sgrigno di cioccolato. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Come ho detto prima, non sono perfetti perché non sono pasticcera, non sono una cuoca, io cucino solo per la mia famiglia, quindi accettate anche le imperfezioni. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e ciao, alla prossima!